Non preoccuparti della tua vita. Gesù ci invita ad avere fiducia in Lui, a confidare nella Sua provvidenza, a non essere schiavi delle cose per essere liberi di essere figli di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai Suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». Due voci risuonano in noi: quella che ci spinge al bene, quella che ci spinge al compromesso, alla mediocrità. La ricchezza è la vana certezza che ciò che possiedo duri per sempre. L'illusione che la felicità sia una conquista e non un dono. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Non diamo alla paura il potere di dominarci. L'insicurezza ci fa sentire soli. Quando lasciamo che Dio ci venga tolto, un abisso si apre in noi. Il vuoto interiore è spesso nostalgia di Dio. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Perché preoccuparsi per ciò che è inutile o superficiale? Se il tuo cuore è in pace, non c'è difficoltà che non possa affrontare. E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. C'è una bellezza che non sappiamo cogliere, uno splendore che attende di essere ammirato. Cosa non vedi attorno a te? Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Dio ci offre doni che noi continuamente rifiutiamo. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Gesù non ci invita alla passività, ci chiede di dare la giusta priorità. Il regno e la sua giustizia sono al primo posto. Tutto il resto viene dopo, anzi, ci viene donato senza che ce ne preoccupiamo. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Vivo oggi a stretto contatto con il presente, senza sprecare il tempo che mi è dato.